importante anche perché lui è uomo, diciamo, di User Group, fa parte di questo, di questa associazione. E devo anche far notare che ci sono tanti ragazzi ex allievi del Kennedy che sono venuti qui insieme a noi, insieme ai nostri tecnici, ai nostri insegnanti, a, diciamo, fare del volontariato appunto per questo evento. E io sono molto contenta di questa iniziativa perché appunto è centrata, molto centrata sul curriculum della nostra scuola dell'indirizzo informatico, che adesso non è più solo, non si limita più solo al diploma, ma anche al post diploma. E do consegno al signor sindaco proprio la nuova brochure di questo nuovo percorso formativo che si sta avviando in questi giorni. Devo ammettere che mi sento un po' non proprio a mio agio, perché gli scorsi anni ero qui ma con una veste diversa, e tra l'altro ricordo anche che siamo devo anche sottolineare che siamo ritornati a casa, no? Perché l'anno scorso siamo stati per il Linux Day in trasferta al liceo e facevo un po' da speaker durante la giornata. Bene, cosa dire? La mia testimonianza oggi qui ha, credo, vari aspetti. Quello personale, di passione, perché credo di essere parte del Linux Group di Pordenone da un certo numero di anni. Ero già così quando sono entrato nel Linux Group. Il secondo invece è proprio di tipo istituzionale. La Regione Friuli Venezia Giulia sta cercando di avviare un percorso virtuoso nella parte informatica, coinvolgendo le amministrazioni. Ha fatto, ve lo dico perché ero a questa riunione non più di 2 giorni fa, ha fatto del open source uno dei punti di riferimento. Ora, come si trasformerà questo in azioni pratiche sarà tutto da vedere, però è importante la dichiarazione di. In regione, voi sapete, esiste una entità molto importante che fa informatica, che si chiama INSIEL, molto al centro di furenti polemiche, ma comunque un patrimonio della regione. Sarà interessante capire come INSIEL si metterà in gioco proprio in questo ambito. E non vi nascondo che sono stato tirato dentro proprio in un comitato per verificare queste cose. Pordenone ci tiene a essere un capofila di questo tipo di trasformazione nell'ambito della pubblica amministrazione, perché io personalmente ritengo che la capacità di questa città di esserci nell'ambito vero del software, non solo come utilizzatori ma come attori attivi nel mondo del software, noi abbiamo tutti i talenti e tutte le competenze per poterlo essere, bisogna solo metterle insieme. Quindi non solo sono qui per testimoniare la determinazione dell'amministrazione per andare in questa direzione, ma anche per stimolarvi. E il messaggio che voglio dare, soprattutto all'Inclus, dopo anni di virtualizzazione pubblica, è un monito e per certi versi è quasi un ordine: o diventate una vera associazione o vi verrà difficile darvi un aiuto andando avanti, perché va bene essere virtuali, ma poi alla fine bisogna guagliare in qualche cosa di più strutturato. Se come Pordenone e come Linux Group facciamo questo passo in avanti, vi posso garantire che potremo fare cose molto molto interessanti in questa città. Dal punto di vista, diciamo, filosofico e generale, il fatto di essere così attenti a un mondo come questo testimonia il fatto che crediamo nel fatto di condividere le cose. Il copyright, l'avevo detto in una delle dichiarazioni qualche anno fa, i copyright sono uno degli elementi più pericolosi nello bloccare la condivisione delle vere conoscenze. Quindi il mondo dell'open source è una testimonianza che le cose si possono
fare, si possono interpretare dei modelli di business diversi, non vuol dire essere poveri tra le open source. Si tratta solo di capire come usare le competenze in modo diverso. Noi ci crediamo in questo modello e credo che sia il modello per il futuro, perché indica che o si lavora tutti insieme in questo modo o alla fine non riusciremo a superare la crisi. E il messaggio soprattutto ai giovani che sono in questa sala: noi abbiamo bisogno delle vostre competenze, abbiamo bisogno soprattutto della vostra presenza, perché una delle cose più evidenti è il vostro silenzio, fatevi vivi. Quindi il mondo dell'open source è un modo per essere vivi. Vi invito a pensarci e a esserci. Quindi buon Linux Day, grazie per l'ospitalità che viene da questa manifestazione. Sull'IPS io sono dentro nel comitato scientifico, quindi so bene l'importanza di questa iniziativa. Ci sono tutti i presupposti per fare grandi cose. Grazie ancora e un buon Linux Day. Per diciamo, gli aspetti anche di prospettiva futura per i nostri ragazzi e anche per noi, perché sono tracce insomma, su cui lavorare. Grazie ancora e adesso cominciamo. Allora, aspettiamo appunto che arrivino le altre classi, lascio la parola al professor Rizzo che darà delle indicazioni organizzative. Va bene, allora saluto anch'io il sindaco che ci ha onorato per la sua visita, la dirigente scolastica che ci ha permesso di riprendere il discorso del Linux Day qui a Kennedy. Sapete che abbiamo avuto un anno di fermo e fortunatamente siamo però rientrati. E vi dico solo come siamo organizzati. Per tutta la mattinata fino alle 12.30 circa ci saranno dei talk qui in Aula Magna. Nel pomeriggio invece ci saranno sia dei talk che delle prove pratiche, dei workshop in ICA1, è un laboratorio, ci saranno oltre a Lug di Pordenone, ci saranno anche degli insegnanti esterni che hanno già realizzato una rete interna di Linux nei loro laboratori e verranno qui a farci una dimostrazione. Quindi è molto interessante anche per il pomeriggio. Questo lo dico anche agli esterni, vi dirò dopo dov'è il laboratorio ICA1, ma lo dico principalmente ai nostri allievi di informatica, dove ci saranno delle prove pratiche estremamente interessanti per il loro futuro, insomma, bene, per imparare qualcosa in più. Direi di cominciare in attesa delle classi con il primo talk, che Andrea Saravia ti può presentare e cominciamo. Allora possiamo di nuovo iniziare. Siamo pronti. Qui abbiamo parlato prima un video sul 30° anniversario di Linux, creato dalla Linux Foundation. E adesso andiamo a vederlo. Prego. La storia di Linux in occasione del suo 20° anniversario. La nostra storia comincia 20 anni fa. Viene eletto Boris Yeltsin. Jay Leno prende il posto di Johnny Carson al Tonight Show e i cellulari erano veramente, veramente grossi. Era l'agosto del 91 ed uno studente di informatica, un 21enne di nome Linus Torvalds, dal suo PC inviò un messaggio, poi diventato uno dei più famosi della storia dell'informatica. Buongiorno a tutti. Sto facendo un sistema operativo libero solo come hobby. Non sarà mai grande e professionale come il progetto GNU, probabilmente non saprà mai gestire altro che gli hard disk AT, dato che sono gli unici che ho. La notizia della disponibilità di questo principio di sistema operativo si sparse velocemente e sviluppatori da ogni parte del mondo contribuirono al suo codice. Linus chiamò il suo kernel Linux e scelse un pinguino come mascotte a seguito di un piccolo incidente in uno zoo. Prese da subito una decisione molto importante che definì il futuro di Linux tanto quanto la sua tecnologia. Scelse la licenza GPL, creata da un visionario di nome Richard Stallman. Perché è la settimana scorsa, però è quella di forse mesi fa, comunque ci aiuti. Ok, quindi se uno volesse provarlo, comunque provarlo, parlavo questo, è il sistema per me,
avremo modo di parlare con più di questa maniera. Di piattaforma, comunque la Arduino, Windows, Mac, Android, iPhone si può utilizzare un reader che è open source che si chiama Eclipse, di piattaforma che è quello dell'immagine per sviluppare direttamente su Android, ma volendo si può utilizzare qualsiasi cosa, anche un editor di testo per scrivere il codice. Proviamo, ok, ci siamo. Evitiamo di parlare. Allora, come dicevo, io mi chiamo Alessandro, mi presento. Sostanzialmente sono studente di ingegneria elettronica, quindi non vi meravigliate se parlerò di qualcosa che c'entra con l'elettronica. Questo è un microcontroller. Per chi non sapeva che cos'è, chiaramente. Il microcontroller però in qualche modo pensa, in qualche modo ha un software che ci permette sia di gestire più input, più output, sia di gestire input e output un po' più complessi. Laddove c'è un tastierino numerico o una tastiera più complessa, laddove c'è un display di che desideri, no? Perché io nella stessa aula
far funzionare sulla prima macchina una distribuzione Ubuntu, se la seconda una distribuzione, non lo so, di un altro nome, insomma, per cui volendo ho la libertà di configurazione del sistema che... Allora, innanzitutto mi presento, mi chiamo Asmir Mustafic e lavoro a Milano Sabbia d'Oro per Google Sistemi. Mi occupo di PHP da un 8 anni, già le superiori, faccio parte abbastanza attivamente del PHP user group, delle campistiche che vedremo un attimino più avanti una volta. Però torniamo al suo iniziale della presentazione per vedere com'è che ci ha fatto cambiare un utilizzo we'll be right back.